Mancherà Carbonaro per la seconda partita, mancherà anche Carboni, che è un difensore importante, come sappiamo, quello che ha giocato tutte le partite tra virgolette del Trapani, sempre il più longevo in campo, però ci sono alternative importanti, abbiamo Gonzalez, abbiamo De Pace, c'è Canotè, lì davanti la stessa cosa, c'è Musso, c'è Mascari, quindi penso che domani, a prescindere dalle assenze, l'assenza importante che purtroppo non possiamo sicuramente rimediare è quella del nostro pubblico, che è il nostro dodicesimo uomo. Però questo per noi deve essere un motivo in più per cercare stimolo, a fare bene, a cercare di vincere questa partita che sicuramente non se ne parla, però vi posso garantire che è una partita complicata, con una squadra giovane, una squadra che ha gamba, una squadra che corre, una squadra che lotta, una squadra che non molla mai, quindi sarà un avversario tosto, però noi dobbiamo cercare in tutti i modi di fare bene, di fare il massimo attraverso la prestazione, cercare un risultato importante che ci possa dare di nuovo quella continuità che magari si è fermata domenica. È una squadra che comunque ha giocatori giovani ma di qualità. Sul discorso di chi ha fame, la loro fame è una fame che è obbligatoria perché devono cercare punti di salvezza, però sicuramente non può avere più fame di un Trapani bastonato, di un Trapani che domenica ha perso, di un Trapani si vuole riprendere sicuramente punti, si vuole riprendere gioie e noi siamo già pronti e la squadra è pronta per cercare di fare una grande prestazione, per cercare, rispettando sicuramente l'avversario che sappiamo le qualità che ha, però noi sicuramente i ragazzi faranno il massimo per cercare di rimetterci subito sulla strada che tra l'altro siamo più abituati a percorrere, quelli dei risultati positivi.